chiude con il record di presenze MacFruit 2023. Complessivamente sono stati 49.700 gli ingressi nel corso dei tre giorni, che hanno affollato i padiglioni della Fiera di Rimini per una crescita del più 29% rispetto all'anno precedente. La manifestazione ha avuto come ospiti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida all'inaugurazione, che ha lanciato questo messaggio. L'Italia deve giocare un ruolo da protagonista nel contesto internazionale dell'ortofrutta, in cui non è più il concetto di quantità che deve portarci di nuovo sul podio, ma il concetto di qualità. Con la valorizzazione di un sistema che può essere ancora guida del mondo nella scelta, che noi riteniamo la scelta migliore, quella di garantire un'alimentazione corretta a tutti, e per corretto non intendo solo in termini quantitativi ma anche qualitativi, contrastando ogni ipotesi invece che voglia sacrificare la qualità in nome di quantità delle quali spesso non c'è così bisogno. A MacFruit non poteva mancare l'associazione Agricoltori Coldiretti, molto impegnata in due grandi progetti. Il primo in tema di emergenza idrica, con la proposta di realizzare degli invasi per la raccolta delle acque. Sono anni che vorrebbe portare avanti e vuole portare avanti questo progetto di piani invasi, quindi noi vorremmo realizzare 10.000 laghetti in giro per tutta Italia, dal sud al nord, che sarebbero esclusivamente dei, diciamo così, degli invasi appunto che potrebbero in un qualche modo contenere molta più acqua piovana. Ricordiamo sempre che noi tratteniamo solo il 10% di quello che è l'acqua che viene dal cielo, e questa la dice lunga, e potremmo tranquillamente arrivare al 40%. E se avessimo già fatto, come è da 5-6 anni che noi lo stiamo dicendo, questi invasi, probabilmente non ci troveremmo oggi a correre dietro a queste fuoriuscite di torrenti e di fiumi che stanno creando dei grossi problemi. Un progetto molto sentito e discusso è il tema della carne sintetica, in cui Coldiretti è chiaramente contraria, come la maggioranza degli italiani, al suo utilizzo, ed è attiva nella raccolta di firme per un referendum. Come vedete nel nostro stand abbiamo il personale di Coldiretti che sta raccogliendo, e ne stiamo raccogliendo tantissime, di firme contro il cibo sintetico, lo vedete anche nel pannello dietro di me. Come Coldiretti sono da anni che ne stiamo parlando, da mesi stiamo raccogliendo firme, abbiamo raccolto oltre 500.000 firme, pensate, abbiamo oltre 2.000 comuni che hanno deliberato a favore della proposta di Coldiretti, quindi di vietare quella che è la produzione, la commercializzazione e il consumo di cibo sintetico nel nostro paese. Il governo, possiamo dire che ha fatto un primo passo, e siamo molto contenti di questo perché ha approvato un disegno di legge che va in questa direzione, però adesso noi stiamo continuando a raccogliere le firme perché vogliamo che questo disegno di legge prosegua l'iter parlamentare e che possa finalmente diventare legge per tutelare appunto il nostro Made in Italy, che è veramente un'eccellenza a livello mondiale. È importante notare che il concetto espresso dal ministro sull'importanza della preservazione della qualità sovrasta quello della quantità che le multinazionali promotori del cibo sintetico vogliono portare avanti. Alla fine, il ministro chiude rammentando come la nostra storia greco-romana è pronta per essere presentata alla fiera Expo Doha 2023 come ritorno di protagonisti nello scacchiere internazionale. Speriamo che ci sia tanta voglia dei paesi del mondo di affacciarsi sulle vestigia che furono del luogo, la culla dell'attuale civiltà, quella greco-romana, che ha nel mondo portato tanto e che crediamo possano ancora essere un luogo nel quale poter discutere serenamente di quelli che sono gli obiettivi strategici e mostrare le bellezze anche della modernità, dell'innovazione, perché no, facendolo lì piuttosto che in altri luoghi. Quindi noi tifiamo Italia, come sempre.